E buonasera a tutti dal telegiornale di Toscana TV. Naturalmente apriamo parlando delle elezioni, del voto che vede anche la Toscana in prima linea. Parliamo delle europee e delle comunali. Allora vediamo insieme il servizio. Oggi giornata di voto per le europee e le comunali, urne aperte fino alle 23 in Toscana, 189 i comuni al voto, fra cui tre capoluoghi, Firenze, Prato e Livorno. A Firenze c'è anche il rinnovo dei quartieri. Lo scrutinio delle europee avverrà subito dopo la chiusura dei seggi, per le amministrative invece comincerà domani dalle 14. A Firenze i nuovi candidati in corsa per Palazzo Vecchio hanno votato nei rispettivi seggi. Nelle immagini il voto del candidato del Partito Democratico e sindaco uscente Dario Nardella e del candidato del centrodestra Ubaldo Bocci. A Prato quelle del candidato del centrodestra Daniele Spada e quello del centrosinistra Matteo Biffoni, sindaco uscente. A Prato stamani una lunga coda di elettori si è formata in via delle Badie all'esterno della circoscrizione dove è stato allestito il seggio per i rumeni che vogliono votare per il Parlamento europeo e non sono riusciti a tornare in patria. Centinaia le persone in fila in attesa di poter esercitare il proprio diritto di voto. E alle 12 in Toscana ha votato il 19,85%, Firenze risultata sempre alle 12 quella con l'affluenza più alta, mentre a seguire Livorno e poi Prato. E rivive con gli studenti del liceo Da Vinci la notte dei gergofili di 26 anni fa. Il 27 maggio 1993 un'autobomba fu fatta esplodere nel cuore di Firenze uccidendo Fabrizio e Angela Nencioni, le loro figlie Nadia e Caterina di 9 anni e 2 mesi e lo studente fuori sede Dario Capolicchio, ferendo altre 41 persone devastando un angolo del centro storico. Stamani a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Presidenza della Regione, il ricordo di quella strage iniziato con una lettura teatrale e un video degli studenti. Attività realizzate nell'ambito di un concorso indetto dal Ministero per approfondire il tema del terrorismo e conservare la memoria delle vittime delle stragi nei giovani. Poi alle 21 commemorazione in Piazza della Signoria con i ragazzi sempre del Leonardo da Vinci che si esibiscono in una performance musicale. E alle 1 di notte un corteo per andare a deporre una corona di alloro sul luogo dell'attentato, nell'ora esatta in cui la bomba esplose. Domani mattina alle 8:30 il Gonfalone di Firenze renderà omaggio alla famiglia Nencioni nel cimitero della Romola e poi alle 9, mezz'ora dopo, un cuscino di rose sarà deposto sulla tomba di Dario Capolicchio a Sarzana. Ricorderanno la strage anche gli Uffizi con una mostra speciale fino al 2 giugno di due opere, concerto, giocatori di carte devastati dall'autobomba e poi restaurati con la giornata straordinaria di ingresso gratuito al museo. Bene, e adesso invece rimaniamo a parlare di mafie, facciamo una riflessione proprio sulle mafie con Don Bigalli dell'Associazione Libera Toscana, sentiamolo. Don Bigalli, siamo in giornate in cui si ricordano tristi anniversari, Falcone, poi i gergofili, ma sembra un po' che la politica quasi sia divisiva su argomenti che invece dovrebbero unire, cioè la lotta alle mafie. È così oppure no? Assolutamente sì, in realtà bisogna ritornare indietro addirittura al 1947, primo maggio, la strage di Portella della Ginestra, per andare a investigare quella che è stata la sistematica guerra delle mafie alla Democrazia Italiana, che ha avuto nel 92-93 forse i suoi picchi più significativi, ma che non possiamo certo pensare esaurita quando abbiamo capito e anche in qualche modo consegnato alla giustizia gli esecutori materiali di quei crimini, perché sono rimaste aperte le questioni sui mandanti e soprattutto come le mafie attentino alla Democrazia Italiana, forse non direttamente più attraverso appunto l'eliminazione fisica degli avversari, ma attraverso in qualche modo la mafiasizzazione di alcune realtà statali.
Il processo sulla trattativa Stato-mafia è stata purtroppo pochissimo seguita, quindi lo sforzo di memoria deve essere però uno sforzo di ulteriore conoscenza e soprattutto di domande, anche quelle molto faticose sulla contemporaneità. Ci vuole unità dello Stato per combattere le mafie? Questo senza ombra di dubbio, purtroppo però bisogna riflettere su quante volte siamo riusciti veramente a realizzarla. La stagione che ci è sembrata particolarmente importante del 92, del 93, della reazione collettiva, è stata veramente una reazione unitaria? Oppure ci sono state le forze politiche che hanno continuato a lavorare in realtà in precisa sinergia con le forze mafiose o convergendo su alcuni degli interessi di fondo delle mafie, insomma, i processi che poi si sono svolti successivamente mostrano delle correlazioni. Non sto dicendo niente di sconvolgente, sto citando delle sentenze. Il cittadino che cosa deve fare? Magari è proprio il cittadino toscano che potrebbe sentirsi lontano dall'aspetto mafia. In realtà appunto dovrebbe informarsi e capire che le infiltrazioni ci sono anche da noi, basta vedere la mappa dei beni confiscati, riflettere su certi movimenti economici non per niente limpidi, di transizioni sospette, e dovrebbe riflettere anche molto semplicemente aprendo gli occhi quali sono le piazze dello spaccio, quali sono per esempio gli itinerari della prostituzione, quali sono per esempio le mappe della speculazione edilizia, l'acquisizione di beni sospetti in città. E poi da lì imparare a decidere, ma soprattutto mettersi in un atteggiamento, ribadisco, di una formazione che sia aperta poi all'azione, cioè conoscere. Noi siamo in piena emergenza culturale in questo paese, cioè sono delle notizie che arrivano e mi sembra non suscitano delle reazioni adeguate. Pochi giorni fa abbiamo saputo che il 35% delle studentesse e degli studenti che escono dalla terza media non hanno in realtà una formazione adeguata, 35%, uno su tre. Vuol dire aver acquisito già un ritardo clamoroso rispetto all'idea di una società che è più sicura perché ha più conoscenze. Andiamo invece a Siena, dove purtroppo un neonato è morto subito dopo il parto, inutile anche il taglio cesareo. Adesso ci sono degli accertamenti in corso all'ospedale di Siena, sentiamo. Un neonato è morto stamani all'ospedale di Siena subito dopo il parto. A renderlo noto l'azienda ospedaliera universitaria, spiegando che il piccolo è deceduto nonostante il tempestivo ricorso al taglio cesareo. La mamma, una giovane donna con gravidanza a termine, era arrivata in ospedale nella notte, venendo immediatamente assistita dai sanitari di ostetricia e ginecologia. Nonostante il tempestivo ricorso al taglio cesareo, il neonato purtroppo non è sopravvissuto. Come previsto dall'attuale normativa e in condivisione con la direzione aziendale, i professionisti sanitari si sono prontamente attivati per identificare le cause del decesso. Vicinanza ai genitori è stata espressa dal direttore generale Walter Giovannini, insieme alla costernazione dei professionisti che hanno fatto tutto il possibile per prestare le cure necessarie e intervenire tempestivamente. E invece adesso parliamo di un grave incidente stradale. I vigili del fuoco del comando di Pisa sono intervenuti stamani intorno alle 6 sulla via Aurelia per un incidente, appunto, e per causa in corso di accertamento. Un giovane 24enne che era a bordo della propria autovettura ha perso il controllo dell'auto, ribaltandosi e andando a finire contro la vetrata di un bar, come vediamo nelle immagini. All'arrivo della squadra il conducente era comunque già fuori dal veicolo, è stato trasportato all'ospedale per accertamenti dal personale del 118, sul posto la polizia locale e la squadra dei vigili del fuoco ha provveduto a mettere in sicurezza la vettura e naturalmente la zona dell'intervento. Non si segnalano danni a persone comunque che si trovavano all'interno del locale, però sicuramente tanto anche lo spavento. E rimaniamo con la cronaca: avevano i vestiti bagnati nel bagagliaio dell'auto, pinze, tronchesi, guanti e cappucci. Così quattro romeni tra 28 e 42 anni sono stati denunciati per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso e tentato furto dalla Polstrada di Arezzo la notte scorsa durante un controllo. La Polstrada li ha fermati mentre l'auto, che è una Seat con targa rumena e i quattro a bordo, stava per entrare in A1 al casello di Arezzo intorno a mezzanotte.
poco prima, la Chimet, azienda nota per recuperare oro e altri metalli preziosi da apparecchi elettronici dismessi, che ha sede vicino allo stesso casello, e ignoti avevano tagliato la rete di recinzione e fatto scattare l'allarme dileguandosi subito dopo. Però le immagini delle telecamere di sorveglianza non hanno dato certezza che si trattasse delle stesse persone. La polizia comunque li ha denunciati, ha sequestrato l'auto e gli attrezzi da scasso. E rimaniamo ad Arezzo perché, per parlare di droga, dopo una settimana controlli, vediamo. È stata una settimana di controlli e arresti non solo nella zona del Pionta ma nell'intera città, e i controlli hanno portato anche ad individuare personaggi pericolosi come il ventenne di origine kosovara che malmenava i ragazzini per rapinarli. Anche in questo caso l'origine era sempre la droga, cercare soldi per la dose, quella dose che, ben sanno gli spacciatori africani, deve essere singola per evitare in caso di arresto di rimanere in prigione. Non è un caso che sabato le tre denunce dei carabinieri a carico di due tunisini ed un pakistano hanno portato alla luce un sistema che consentiva di nascondere la droga nelle radici degli alberi e di prenderla a seconda delle richieste del cliente. La situazione al Pionta intanto rimane sotto controllo, come rimangono in carcere i destinatari delle ordinanze di custodia cautelare, anche se i loro legali stanno cercando di dimostrare che non c'erano grossi quantitativi. Una lotta serrata, insomma, perché se è pur vero che i reati sono in calo, è anche vero che il trend non è lo stesso per quelli legati allo spaccio e al consumo di droga. Anzi, i numeri collocano Arezzo in posizioni privilegiate in Toscana. E il maltempo sembra proprio non dare tregua, ancora codice giallo in Toscana, soprattutto per la pioggia, vediamo. Piove e continuerà a farlo anche domani, con temporali forti ma sparsi attesi in Val di Chiana, lungo la costa e nell'immediato entroterra, da Cecina a Castiglione della Pescaia, nell'alto bacino dell'Ombrone fino a tutta la Toscana del Sud. Se la passa meglio solo la Lunigiana e la Garfagnana. A fronte del tempo instabile per la presenza di una vasta area depressionaria sul Tirreno centro-meridionale, la sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di vigilanza per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, con codice giallo fino alla mezzanotte di domani. Codice giallo in metà Toscana, quella più a sud anche per temporali, ma solo da mezzogiorno di domani fino alle 20 della sera. Possibili anche colpi di vento e grandinate. Oggi precipitazioni diffuse su tutto il territorio. I fenomeni risultano di intensità debole o al più moderata. Possibili locali rovesci più probabili sulle zone centro-meridionale e costa. Ovunque previsti cumulati medi significativi, salvo le zone di nord-ovest, dove risulteranno inferiori. Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all'interno della sezione Allerta Meteo del sito della Regione Toscana. E andiamo a Grosseto, dove riapre il centro della LILT, ma ci dice tutto Carlo Sestini. La sezione provinciale grossetana della LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, in collaborazione con l'amministrazione comunale, ha attivato un programma per la promozione del valore primario della prevenzione, ma anche della diagnosi precoce e della riabilitazione e attenzione verso il malato. Attiva a Grosseto da 30 anni, la sezione presente nel territorio lavora nella sua opera sussidiariamente alle istituzioni pubbliche e, dopo alcuni aggiornamenti tecnici e normativi, ha la possibilità di offrire ai suoi associati nuovamente, nella sua sede di Via di Amicis 1, un percorso di prevenzione oncologica e di diagnosi precoce per i generi femminile e maschile. La sezione locale inoltre sta lavorando per rendere quanto prima operativo anche il centro di prevenzione di Orbetello Monte Argentario. Durante questo periodo ho avuto tantissime telefonate e diversi incontri con le persone, con i cittadini che rivolgevano il loro punto della prevenzione. Si parla di un'attività che coinvolge per adesso circa 16-18 operatori volontari e medici, ma la cosa sta crescendo. Sì, sta crescendo e crescerà molto di più, perché la prevenzione è vita. Cosa significa riaprire un centro come quello della LILT?
significa che non è mai stato chiuso, è soltanto momentaneamente sospeso perché avevamo dei problemi, per cui riprende tutto come prima. L'unica cosa che sarà difficile, almeno nei primi tempi, è quello di soddisfare tutti. Abbiate pazienza, ma noi ci siamo, c'eravamo e ci saremo ancora. Dai primi di giugno, per l'appunto il primo e sabato, diciamo dal 3 di giugno, i nostri uffici saranno aperti, sarà possibile nuovamente contattarci e prendere gli appuntamenti là dove avevamo lasciato l'anno scorso, quindi ricominciare con le visite senologiche, con le visite ginecologiche, con le visite dermatologiche, per questa cosa, per questa nostra grossa mission che è quella di prevenire i tumori. È stato solo la necessità di adeguare una sede storica al cambiamento delle autorizzazioni e delle leggi legate anche al terzo settore per riqualificare e riconformare l'autorevolezza di una struttura amata dalla collettività e sussidiaria all'azienda sanitaria locale. La popolazione ritroverà un riferimento non solo per la prevenzione ma anche per l'informazione e per la riabilitazione. Bene, per ora è tutto, vi ricordo che si può votare fino alle 23 e vi ricordo anche che domani terremo uno speciale dedicato alle elezioni e con una diretta a partire dalle 16:30 con vari collegamenti da ogni postazione di sede di partito, ospiti e naturalmente commenti in studio e fuori studio. Grazie per averci seguiti, arrivederci.